il percorso di un lavoro che abbiamo iniziato già diversi mesi fa. Abbiamo deciso di istituire una borsa di studio in memoria del nostro compianto collega Enrico Fazzini. La commissione giudicatrice ha deciso, appunto, ha stilato la graduatoria. Oggi, appunto, arriviamo a conclusione di questo percorso e devo dire sono molto contento perché, oltre a essere presenti tanti colleghi, è presente anche il nostro presidente del Consiglio nazionale, Urbano De Nuccio, insieme ad altri professori e professionisti ben conosciuti. Ringraziamento sicuramente all'Ordine, alla Fondazione, all'Unione Giovani, alle sigle sindacali. Diciamo che c'è stato un intervento corale da parte di tutti gli amici e colleghi per ricordare in questo pomeriggio mio padre, facendo anche un gesto meritorio che è quello di assegnare una borsa di studio a lui sicuramente molto gradito. Quindi posso solamente ringraziare i presenti che sono intervenuti. È una bellissima manifestazione perché è un connubio tra quello che è stato, ricordando un validissimo collega come Enrico Fazzini, e tra l'altro si dà anche la possibilità di dare una continuità con una borsa di studio a dei giovani colleghi che possono entrare nel nostro mondo professionale, e dall'altro anche utilizzare questo come un momento di approfondimento di una tematica importante come quella dell'IVA, visto che ormai ci troviamo all'anniversario, 50 anni dell'IVA dall'introduzione nel nostro paese. Quindi un momento di confronto e un momento di studio. Sicuramente sono molto contenta, ringrazio la Commissione per aver apprezzato il mio lavoro. Per me è stato un piacere aver aderito a questa iniziativa in ricordo del professor Fazzini, che ho avuto anche io l'onore di avere, il privilegio di avere come professore nel mio percorso di studi universitari, e quindi insomma averla vinta mi riempie di gioia, sono contenta e ricordo con affetto il professor Fazzini quando insomma a lezione con la materia del diritto tributario, dove si emanava la sua passione per questa materia, passione che poi ho in un certo senso coltivato anche io nel mio proseguo di studi con una tesi in diritto tributario internazionale e che ora ho la fortuna di coltivare ancora nel mio percorso lavorativo, nello studio Pirola Pennuto Zè Associati, dove appunto sto lavorando. Quindi sono molto onorata di essere oggi qui. Per me è una giornata particolare e quindi sono veramente felice.